È stato presentato stamattina a San Giovanni Valdarno il progetto definitivo di un nuovo tratto di pista ciclopedonale che interesserà il quartiere di Ponte alle Forche. Il primo progetto che andremo a realizzare con i contributi ottenuti da RFI per il passaggio dei treni contenenti le fiere della TAV che provengono dagli scavi del sottoattraversamento del nodo ferroviario fiorentino dell'alta velocità. Nel gennaio del 2021, insieme ai comuni di Cavriglia, di Figline e Incisa Valdarno, abbiamo sottoscritto un RFI. Questa convenzione importante che porterà in Valdarno una parte consistente di contributi da parte di RFI. Per il comune di San Giovanni Valdarno si tratta di 5 milioni di euro e la prima parte, una parte molto consistente di questi contributi, noi abbiamo deciso di investirli in quel quartiere che più di tutti subisce il disagio del passaggio dei treni della TAV e continuerà a subirlo purtroppo ancora per qualche anno. Si tratta di un progetto di mobilità ciclabile, la ciclopista del Chianti, che sarà integrata alla ciclopista dell'Arno e ci consentirà poi anche di ricucire il sistema delle ciclabili del comune di San Giovanni Valdarno, perché attualmente la ciclabile che attraversa il Ponte alle Forche si ferma poco dopo il sottoattraversamento della ferriera. Avremo la consegna definitiva del progetto nei prossimi giorni, dopodiché è uno dei nostri obiettivi approvarlo nel più breve tempo possibile per poter arrivare entro l'anno all'appalto dei lavori. Stimiamo un anno per la realizzazione di quest'opera, ma cercheremo di fare quanto possibile per rispettare questo cronoprogramma, perché abbiamo voluto che questo intervento fosse il primo degli interventi realizzati ai finanziamenti delle terre della TAV, proprio perché riteniamo sia un progetto importante per il quartiere e vogliamo sia realizzato nel più breve tempo possibile. Il percorso sarà un tratto di circa 1500 metri che collegherà la ciclabile che attualmente arriva al sottopasso di via Peruzzi con il confine cittadino. Si svilupperà su via Ponte alle Forche e consentirà di ricollegare in sicurezza il quartiere del Porcellino Ponte alle Forche sia con il centro cittadino che con la dorsale principale ciclopedonale del nostro territorio, che è la ciclopista dell'Arno, che si sviluppa sulla sinistra idrografica dell'Arno.